Buongiorno, nuovo vlog day. Che stai facendo? Sto registrando gli altri vlog day. Stai Sto registrando? editando, vedi, sono già fusa. Sono le 9:35 e sono già fusa. Siamo in ritardo con la pubblicazione dei vlog day. Dobbiamo rimetterci in sesto anche perché dobbiamo pubblicare un bel po' di recensioni. Dobbiamo lavorare al camper, registrare, editare, pubblicare, collaborare con le aziende. Oh mio Dio. Casino? E in tutto ciò, qui c'è mio padre che sta modificando il letto. Meno male che è di alluminio e nonostante tutto è molto pesante, mi devo fare tre piani di scale. Comunque qui, come potete sentire nel nostro palazzo, ci sono gli artisti, i musicisti. Ce la farò mai! Mio padre mi sta aspettando giù per strada, faccio un caffè al volo. Ho fatto già. È entrato, non sappiamo come, ma è entrato. Questa è la rete che vi abbiamo già fatto vedere in un unboxing. È la rete che ci ha fornito Lippert, una grandissima multinazionale. Li abbiamo anche intervistati, siamo andati nella loro sede. Io ho Lippert. scritto anche un articolo su di loro che trovate sul blog e nella descrizione. Lippert è un'azienda che produce componenti per il mondo caravanning e non solo, e a noi ha fornito il letto, le porte dei gavoni, le finestre, la porta di accesso, la gamba del tavolo, le taniche, insomma, ragazzi, veramente tutta la componentistica funzionale per il nostro allestimento. Per il letto abbiamo scelto questo modello, struttura tutta in alluminio, lungo 1.800, largo 1.300, ma con una particolarità: lo schienale è regolabile. Guardate, qua ci sono due pistoni. Sono questi due pistoncini neri che servono per sollevare lo schienale. Perché lo abbiamo scelto? Ci piacerebbe Ci installare piace l'idea di guardare film film. col Un proiettore. piccolo proiettore installato magari sotto il pensile, e dato che Rossella mette sempre tre o quattro cuscini per reclinarsi, allora abbiamo trovato questa soluzione con questo letto che permette di spallare, di reclinare la spalliera e stare più comodi. Quindi dai, adesso iniziamo a vedere come si presenta a bordo del camper, Ancora. aiutati dal papà di Michele che ci aiuterà per tutto il percorso di camperizzazione che ci aspetta. Michele ha le prese. Dai una mano, dai! È un po' faticoso sollevare una rete matrimoniale, No, è soprattutto peccato! all'interno di un camper che è alto quasi 4 metri. Ci va perfetto. Ragazzi, siamo venuti a fare un salto alla nostra ferramenta di fiducia, la Lidl, perché questa settimana hanno messo in offerta la troncatrice a 59 euro, ma ovviamente proprio l'attrezzo che vogliamo noi, secondo me, non c'è. C'è la sega telescopica ricaricabile, c'è la motosega che mi piacerebbe tanto comprare, ma chiaramente voglio quella mini, non voglio questa qua gigante. Questa funziona sempre con batteria. Taglia erba. C'è quest'altra sega che, a dire il vero, non ho idea di come funzioni. Cioè, si mette sopra e si taglia. Non ho mai visto un utensile come questo. Ci sono un bel po' di articoli. Qua c'è gente che viene e ruba le punte. Gli animali, pa, gli animali, guarda, vengono a rubare. Questo pure che dici tu per la testa della vita. Questi servono per svasare, no? Ma tu li compri per te o li prendo io per me?
servono. Vabbè, a me servono, ma pure un domani, non credo, no? No, li prendo io per me. Ma non penso che mi metterò a tagliare altro legno. Ma che cos'è sto coso? Ma dove si usa? C'è in offerta a 12,99 euro anche il cricchetto telescopico. E questo lo compro perché può tornare utile da 46 a 60. Questa è la troncatrice fino a 180. Da 59 euro, solo che ci sta venendo un dubbio. Perché qua dice per tagli rapidi e precisi di profili in acciaio, metalli ferrosi, ghisa e ferro. Ma cioè si può cambiare il disco, giusto? Posso mettere un disco da legno, non devo per forza usarlo con un disco da ferro e acciaio, no? O mi sbaglio, o spenderò i miei soldi inutilmente, perché qui le foto sono tutte foto che indicano un taglio di tubolari, insomma. Però secondo me si può cambiare. Vuoi provare a chiedere? Che cosa ne capisco? Che spettacolo, orecchiette con le cime di rape che ha fatto mia madre. Da quanto tempo non le mangiavo. Amo, questa è una ricetta che devi fare anche tu. Sicuro, non era il tempo? Adesso stanno iniziando. A Bari sono un must. Comunque la troncatrice non l'abbiamo più comprata, perché vedendo anche la recensione che ha fatto Riccardo Muscarella, che vi consiglio di seguirlo, è uno youtuber che parla del fai da te, ha fatto quasi tutte le recensioni dei prodotti Parkside, ecco, ha detto che solo per metallo. Non mi sono messo a cercare per quale motivo, ma niente, è una troncatrice per metallo, quindi non l'abbiamo più comprata, troveremo un altro modo. Che fai? Lo stiamo testando. Sto editando un video. Che video? Di Fritzbox. Cos'è esatto. Fritzbox? Un interrogatorio? Le persone sono curiose. Cos'è Fritzbox? È il router che abbiamo scelto per avere internet in camper. Hai leggermente caldo. Mi sa che bisogna costruire subito la doccia in questo camper. Prendi quelle cose di vitina. E praticamente dare anche rinforzo alla struttura, perché come stava prima il letto scaricava sulle viti, non scaricava sul legno. Adesso praticamente in questa maniera la struttura del letto scarica tutto sulla barra di legno e per terra, e non ha il peso tutto sulle viti. E abbiamo risparmiato 2 centimetri che stavano qua. Quindi poi adesso qua viene pannellato, no, qua viene la cucina. Qua no? Viene la cucina. Qua viene la cucina, quindi non c'è bisogno di pannellare. No. E qua verrà un pannello qui di fronte, fino qui al centro. E là, beh, il bagno. Qua è lasciato libero in modo tale che eventualmente possiamo creare una porta per accedere al garage senza dover scendere dal camper e fare il giro. Vabbè, deve essere ancora finito. Sì, 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 dico, queste sono le modifiche principali. Poi adesso installeremo questi listelli così di traverso. Qua non rimarrà così, questo verrà rinforzato con un altro listello per terra, così come tutti gli altri. E questa è la struttura. Se tutto va bene, entro domani, no? Se riusciamo. Mettiamo la rete di Lippert. Sono quasi le ore 19 e vi devo assolutamente far vedere la crisi esistenziale di Rossella. Allora, cosa ti turba, amor mio? Non ci sto capendo più niente. Cosa ti turba? Non mi piace più niente, non sono più convinta di niente, ho paura che verrà una cagata e lo sto rifacendo tutto il progetto, basta. Allora, vediamo, raccontaci, siamo tutti quanti curiosi. Prima avevo Walter che si metteva lui a fare il progetto, ma siamo da soli e quindi è un po' difficile per una inesperta come me, come noi. Comunque, il dilemma qual è? Non so se sei riuscita a capire. Il fatto è che... No, non si capisce niente. Anche nel progetto di Walter c'è sempre stata per una serie di motivazioni una asimmetria tra i pensili di sopra e i mobili di sotto della cucina. Cioè, per farvi vedere...
per farvi capire. Per farvi capire. Ecco, non so se riuscite a vedere la figaggine di questa foto, ma soprattutto la simmetria che c'è tra i pensili di sopra e i mobili di sotto. Cioè, dove finisce uno, finisce l'altro. Mentre nel nostro caso sarà un po' tutto, cioè, asimmetrico. Schicchiato. I pensili saranno disposti, saranno 50 cm, 50 cm e 60 cm, quindi ci sarà un terzo cassetto un po' più ampio, mentre sotto, dato che dobbiamo installare lavastoviglie e lavasciuga, avremo per forza altre misure. Quindi tu entrerai e vedrai tre ante sopra, tre sotto, ma tutte scombinate. Cioè, non lo so. Rossella mi ha detto, ma come dobbiamo fare a risolvere questo problema? Io l'ho guardata e ho detto, che problema? E che fa che sopra puoi fare anche uno gigante, uno piccolissimo? Ecco, per dirvi che io sono completamente lontano da questi ragionamenti. Cioè, per me basta che si apre lo sportello e che prendo quello che c'è dentro. Però sì, capisco Ross. Troverai la soluzione, mo. Forse la troverai. Al massimo ti arrangerai. Arrangiamento. Sono appena tornato dal futuro, infatti ho un outfit diverso, ho i capelli corti, ma domani nel prossimo video i miei capelli saranno di nuovo lunghi. Come vi avevo accennato, qualche giorno fa, maledizione, mi è arrivato il tablet della 2G Rugged, il primo tablet Rugged, modello R10. Visto che è un prodotto rugged da veri uomini, io direi di fare l'unboxing qui sul pneumatico 14.5 R20 del nostro CM80. Come sfondo il motore della CM. E apriamo, vediamo questo tablet. Non uso un tablet ormai da più di un anno, non ho mai utilizzato un tablet rugged e sono curioso. Ho visto che anche gli Step Sober hanno testato questo prodotto e lo utilizzeranno come navigatore del loro mezzo. E secondo me è un prodotto che si appresta bene, soprattutto a chi vuole fare questa tipologia di viaggio, no? Vedendo Simone come si combina ogni volta, come distrugge la GoPro, il telefono, perché si butta sotto il camion. Ecco, questa è un'ipotetica situazione in cui un prodotto rugged può fare la differenza. E vediamo qua. Bello, spesso, display da 10 pollici. Eccolo qua. Mi piace la finitura. Sembra uscito dal film Terminator 2 di James Cameron con Schwarzenegger. Non è il 2G R10, è il 2G T1000, composto da metallo liquido, muta forma. Qui, aspetta, che veramente cade. Vabbè, tanto posso pure farlo cadere, no? È indistruttibile. Oh, stai fermo. Aspetta, togliamo la pellicola così non si muove. Caricatore. Da 18 watt, peccato che non abbia la ricarica super rapida come gli altri prodotti 2G che arrivano fino a 66 watt, perché comunque la batteria è molto capiente, da 10.800 mAh. Pensate che il 2G che sto testando, il modello S110, ha integrata su interno la stessa batteria da 10.800 mAh che troviamo in questo tablet, quindi... Wow, ecco perché è un mattone spesso così, però alla ricarica rapida da 66 watt. E in 30 minuti, l'altro giorno, l'ho ricaricato di circa 70%. Cavo USB-C. Ok, riprendi. E qui, come avevo già visto nel video degli Stepsover, abbiamo anche presenti delle staffe che servono per utilizzarlo appunto come supporto. Questo non so cosa sia, vediamo. Una fascia? Questa, allora, è una fascia da braccio. Se dovete andare a fare footing, sì, certo, vi portate il tablet R10 al braccio, ragazzi, è leggerissimo, non preoccupatevi. No, vabbè, è una fascia di supporto, solo che la verità non ho idea di come si utilizzi effettivamente, a cosa possa servire. E qui il libretto di manuale, che non serve a niente, la spilla, perché lui è un dual sim 4G LTE. No, io a differenza di tutti gli YouTuber le pellicole non le tolgo, mi piace tenere. Sulla parte frontale abbiamo un display da 10.4 pollici 2K, sono veramente curioso di vedere la definizione acceso. Abbiamo una fotocamera frontale, sensore Sony da 16 megapixel e un'altra camera posteriore, sempre Sony, da 20 megapixel.
parte superiore tasto accensione, bilanciere del volume, microfono, speaker sul lato destro. Abbiamo anche la presa di ricarica, lo slot dual SIM, tutto protetto chiaramente perché questo è standard militare, potete immergerlo in acqua, farlo cadere, oh, meglio se non lo faccio cadere. È vero che è rugged, ma secondo me questo display è pur sempre fragile, cioè nel senso che un conto è che accidentalmente vi cade da un'altezza ragionevole, un altro conto è lanciarlo come abbiamo fatto con l'altro telefono. Io eviterei, non ho il coraggio di farlo, anche perché è un tablet che voglio utilizzare. Abbiamo un altro microfono sulla parte inferiore, sulla parte sinistra il jack per le cuffie, ormai raro, e gli speaker. Audio alta definizione, dice qua, e va bene, adesso proviamo anche l'audio, comunque accendiamolo. La batteria dovrebbe essere carica, sì, si è acceso. Purtroppo giornata super nuvolosa. La luminosità... non si vede molto bene, aspettiamo che si accende. Vado, si è scatenato Oppenheimer. Ah no, è il logo della Doge. Esce la discoteca. Ragazzi, è veramente fortissimo l'audio. Lui si trovava dentro il camper e io sentivo una musica. Sinceramente credevo fosse il meccanico che aveva messo la radio. Invece no, veniva dal tablet. Quindi no, potentissimo. Veramente possiamo fare la discoteca qui dal meccanico. Sì, prima ho commesso un errore. Ho detto che c'erano due casse stereo sul lato destro. In realtà sono quattro, perché ci sono altre due sul lato sinistro. Quindi è Dolby Surround. Adesso togliamo la soundbar del nostro camion, li piazziamo questo e usiamo lui, no? Come quasi impianto quasi. Audio. Io tolgo la pellicola perché sì, purtroppo la nota negativa è la luminosità. L'ho impostato al 100%, guardate, ma comunque per me, dal mio punto di vista, non è molto leggibile. Adesso sono all'ombra, andiamo un po' sotto il sole. Non si vede praticamente nulla. Faccio fatica a leggere i display, quindi immaginando magari qualcuno che lo vuole usare in ambito del lavoro su un cantiere, secondo me è sconsigliato, perché cioè io perlomeno vedo poco. E questa clip adesso la stiamo registrando con il tablet. Direi che la qualità non è male, è vero? Un po' bruciata l'immagine dietro, no. Ma perché c'è anche sole e nuvole oggi. Però questa è la fotocamera interna, adesso vediamo quella esterna. Questa invece è la fotocamera esterna. Videocamera autofocus, leggermente lento, ma però ti si vede bene. Qua c'è mio padre che sta lavorando sul mezzo. Dai, è carina. Aggiornato ad Android 13, patch di sicurezza 5 maggio 2023. Ma ragazzi, da questo genere di prodotti non aspettatevi mai patch di sicurezza mensili. Però ho notato che Doji aggiorna, perché si è anche aggiornato il telefono che sto testando, l'S110. Non me l'aspettavo. Bene ragazzi, anche io, come vedete, vengo dal futuro. Abbiamo registrato questo video in un altro giorno. In ogni caso, grazie per averci seguito, fateci sapere cosa ne pensate di questo tablet, se volete altre recensioni come queste. Ci vogliamo anche scusare per i rumori, ma come sapete siamo in un'officina. Adesso facciamo il test di resistenza. Amo, dai, tu che hai la testa dura. Ho paura. Vediamo che cosa si rompe, il tablet o la capo. Mettiamo così. Ciao.